Siamo abituati a trattare le nostre emozioni come più o meno Harry Potter trattava Fuffi nella pietra filosofale. Nel primo episodio della saga giace all'interno di una stanza nascosta del castello di Hogwarts un cane a tre teste, tipo Cerbero, che custodisce il passaggio segreto per arrivare alla pietra filosofale. Obiettivo dichiarato di Harry. Persino lui, il mago dei maghi, il sopravvissuto a voi sapete chi, il bimbo prodigio, l'alunno preferito dal grande Albus Silente, si ritrova con la strada bloccata. Nonostante Harry abbia già superato diverse prove grazie anche all'aiuto dei suoi amici e ai suoi poteri magici, si ritrova davanti a un ostacolo apparentemente più grande di lui, che non conosce e che quindi lo spaventa a morte. Infatti nel loro primo incontro Harry se la dà a gambe. Per superare questo ostacolo deve diventare prima consapevole che Fuffi non può essere domato né dalla forza fisica né con la magia, bensì dal suono dolce e melodioso di un flauto. Con le nostre emozioni noi facciamo più o meno la stessa cosa. Spesso le consideriamo un ostacolo. Proviamo ogni volta ad addomesticarle con la forza bruta, quando ad esempio ci sforziamo a tutti i costi di non sentirci emotivamente e decidiamo le cose da fare solo su un piano razionale. Oppure usiamo la magia, nascondendo le emozioni a noi stessi e agli altri, fingendo di star bene quando invece ci sentiamo a disagio. Insomma, per raggiungere i nostri obiettivi è fondamentale ascoltarsi emotivamente. Le emozioni possono rivoltarcisi contro e diventare un vero e proprio ostacolo. Per raggiungere il tuo obiettivo devi continuare ad affrontare gli ostacoli anche quando essi fanno paura. Circondati di persone che condividono il tuo obiettivo. In fondo anche Hermione e Ron volevano trovare la pietra. Terza cosa, ma che conta più di tutto, è che non importa quanti obiettivi filosofali vuoi raggiungere oggi, se non sei disposto a entrare nella tua stanza nascosta e imparare a regolare anche le emozioni che ti spaventano di più, farai sempre una fatica enorme per qualsiasi cosa. E presto o tardi ti ritroverai bloccato. Ciao e alla prossima settimana.